Ok, allora di cosa parliamo oggi? Questa è una settimana, diciamo così, di transizione, nel senso che tra la lezione di oggi e il laboratorio della settimana prossima, vi aggiungiamo un argomento che ci servirà, diciamo così, per rendere un pochino più complete, ma soprattutto piacevoli, no, le cose che facciamo, no? Quindi parliamo di stile, di grafica, eccetera. Io oggi vi vado a riprendere un po' velocemente quelli che sono i fogli di stile CSS. So che qualcosa l'avete già visto, mi concentrerò più quindi sulla parte di layout che non sulla parte, diciamo così, di formattazione. La settimana prossima in laboratorio vi faremo lavorare e scoprire un framework, una libreria di fatto molto semplificata, molto rapida ed efficace per ottenere dei risultati di effetto, no? Vi accenno già qualcosa poi oggi, ma sarà l'oggetto delle esercitazioni prossime. Quindi il lavoro mio di oggi è quello di mettervi in grado di capire cosa farete in laboratorio la settimana prossima. Nel frattempo, come sempre, vi invito a ragionare e completare sugli esercizi, no, precedenti, di programmazione Model View Controller, perché poi sono la base. Per questo ci siamo un po' fermati, vi diamo tempo di farli, capirli, fate tutte le domande che servono, no? Perché poi sarà la base per proseguire. Proseguire nel senso che la settimana prossima inizieremo a parlare di, diciamo così, sito che svilupperemo nel corso, inizieremo a parlare di tesine, inizieremo a parlare di regole d'esame, no? Con calma, magari quando anche c'è più gente, quindi ne parleremo. Quello che vi posso già anticipare è che l'esame, così come l'abbiamo concepito, non chiedetemi ancora i numerini perché sto ancora un po' giocandoci, sarà composto da una parte scritta che conterrà, diciamo così, delle domande di progettazione. Quindi vi sarà data una componente di un sistema informativo da progettare, no? Progettare significa applicare delle metodologie che cominceremo a vedere la settimana prossima, di definizione dei casi d'uso, definizione di diagrammi delle classi, mockup dei layout, eccetera. Una serie di strumenti che permettono di ragionare sulle specifiche, sui requisiti, prima di arrivare al codice. Quindi ci sarà un esercizio progettuale affiancato da una serie di domande, diciamo così, più specifiche, più tecniche. Nella parte, diciamo così, scritta, non vi chiederemo di implementare un sito, no? Che richiederebbe di scrivere 40 pagine di testo o comunque di fare un laboratorio con tutte le difficoltà del caso, no? Però chiaramente ci saranno delle domande che saranno fatte, diciamo così, ad arte, in modo che se uno ha capito i concetti, riesce poi a rispondere facilmente, altrimenti non sarà la classica domanda, anzi, per nulla, tipo nozionistico, tipo cosa c'è scritto nella slide 212, sulla parte di progettuale, ma poi, diciamo così, vedremo anche degli esempi. Affiancato a questo, anche per valorizzare l'attività di laboratorio, vi proporremo di fare delle tesine. Diciamo, quello che stiamo impostando è un meccanismo di tesine, diciamo così, quasi individuali, nel senso uno o due persone, quindi gruppi piccoli, accettando anche delle vostre proposte. No? Per cui se avete lo sfizio, l'idea di provare a fare una certa cosa, chiaramente purché abbia dei requisiti, no? Diciamo così, che sia in linea con il tipo di corso e col tipo di impegno necessario, vi accettiamo anche delle vostre proposte. Vi comincio a accennare solo per questo, perché così magari cominciate a pensarci in questi giorni, se vi viene in mente qualcosa. Se no, chiaramente proporremo anche delle cose. Tesina che sarà chiaramente additiva, significativa, quindi non penso a soliti 2 punti o 3 di tesina, pensiamo a qualcosa di più, sui 5-6 punti, che giustifichi anche, diciamo così, l'investimento in lavoro, per chi vuole provare a cimentarsi, e quindi facendovi magari appunto anche scegliere l'argomento, magari riuscite, come si dice in gergo, intripparvi di più sull'attività che svolgerete, no? La tesina avrà ovviamente anche lì la parte di progettazione e poi la parte di implementazione a seguire. Sto studiando, per quello non entro ancora nei dettagli, perché sto studiando i meccanismi di
volete sconto, no? Del tipo che chi fa la tesina magari non deve fare alcune parti del compito scritto, ma questi sono, dico, dettagli che poi definirò per iscritto così ve li racconto bene. Era solo per cominciare a condividere. Dalla settimana prossima inizieremo a lavorare sulle esercitazioni di laboratorio, non quella prossima, quella dopo, perché la prossima faremo ancora i fogli di stile, ma in realtà cominceremo già a impostarli su un sito che costruiremo insieme durante il resto del corso. Ok, quindi finora abbiamo solamente fatto funzionalità di login, cose minime, ma proprio solo per riuscire a capire i fondamentali. Adesso ripartiremo da un lato con la lezione sulla metodologia di progettazione, dall'altro sul laboratorio nel costruire un sito insieme applicando le tecniche. Quindi si riparte in questo modo. Ok, oggi dicevo, parlavamo di fogli di stile. Allora, io mi proverei a dare come spunto di ragionamento questa pagina che abbiamo fatto insieme, che contiene delle informazioni, ma è, diciamo così, oscenamente brutta, nel senso che non ha un minimo di estetica, ma soprattutto non ha neppure un minimo di coerenza logica, funzionale. Questa è una pagina che ha alcune cose. Immaginate che questa pagina debba far parte di un sito più ampio. Allora è chiaro che non ne esci solamente aggiungi un nuovo utente. Cioè, non è che l'unico modo per poter uscire da questa pagina sia quello di aggiungere un nuovo utente. Questo è un link che avevamo messo lì di prova, ma dovrà esserci una serie di link che permetta, non so, di aggiornare questo elenco, di tornare all'inizio, di far login, far logout e le funzionalità normali che ci aspettiamo che ci siano su ogni sito, essenzialmente. Di cui poi questo è un pezzettino. Allora, noi ci porremo due problemi. Il primo che cominciamo a porci oggi è come fare a trasformare questa pagina dal punto di vista dei contenuti e della presentazione di questi contenuti in qualcosa di completo. Il secondo problema che affronteremo più avanti, quando, diciamo così, imposteremo il funzionamento del sito, sarà quello di far convivere in ogni pagina del sito due parti. Una parte che è grosso modo sempre la stessa, che è una cornice intorno, il titolo in basso, sinistra, destra, e invece un contenuto che cambia ogni volta, che è, diciamo così, il valore aggiunto della singola pagina, che però tutti purtroppo dovranno vivere nello stesso file HTML. E quindi dovremo darci dei metodi per costruire questa cosa senza dover, diciamo così, morire di nuovo di copia e incolla all'interno delle viste. Quindi torneremo sull'inclusione di viste dinamica, ma questa poi sarà una tecnica di programmazione. L'obiettivo è di fatto fare qualcosa di questo genere, di trasformare quello che è una pagina che ha del contenuto in una pagina che ha anche una struttura e poi magari anche un aspetto che non dico che sia gradevole perché io dal punto di vista grafico valgo molto poco, però perlomeno ha una struttura evidente, si aggancia a delle convenzioni anche grafiche e tipografiche, no? A cui tutti noi siamo abituati. No? Quando abbiamo una pagina web, questa, diciamo, istintivamente, in realtà non è un istinto, è l'eredità di centinaia di anni di tipografia. Identifichiamo istantaneamente delle aree, delle zone, e la disposizione di queste aree ci comunica un senso di gerarchia e quindi di contesto dei vari elementi. Quando voi aprite un libro in una pagina a caso, un libro, immaginate di aprire un libro in una lingua che non conoscete, sapete immediatamente dirmi dov'è che comincia un capitolo. Sapete immediatamente dirmi quando c'è un trafiletto che è un approfondimento, oppure c'è qualche cosa, non so, aprite un giornale, no? Si capisce normalmente dove inizia e dove finisce un articolo, qual è il titolo, qual è il sottotitolo, eccetera. Perché noi stiamo sfruttando, come dicevo, convenzioni che sono maturate via via in secoli di tipografia. Nel caso del web non dobbiamo dimenticare questo, si aggiungono altre convenzioni, ma si continua a rispettare quelle esistenti. Cioè, qui vediamo dal punto di vista della gerarchia ci sono tre grosse aree. Questa è una, così, ho provato a disegnare un layout abbastanza classico, abbastanza semplice, no? Cioè, abbiamo una parte iniziale che, come vedete, occupa l'intera larghezza.
E poi ci sono due parti sottostanti che occupano solamente una parte della larghezza della pagina. Allora, questo istantaneamente ci fa capire che quella cosa sopra è di un livello più alto rispetto alla cosa di sinistra. Qui abbiamo due menu, diciamo, ma è evidente che quello in alto è di primo livello e quello in basso è di secondo livello. Se invece volessimo rendere questo più importante dell'altro, avremmo semplicemente preso questo blocco, l'avremmo spostato in alto e questi altri bottoni li avremmo spostati più a destra, in modo da avere un layout diverso in cui c'è il titolo, una colonna di sinistra, una colonna di destra che in testa ha dei bottoni. No? È radicalmente diverso. Quindi la disposizione degli elementi sulla pagina deve riflettere la struttura logica, funzionale poi del sito. No? Quindi che ci obbligherà un pochino a ragionare prima di scrivere il codice HTML e a ragionare essenzialmente sul layout che vogliamo ottenere. Dopodiché c'è una serie di informazioni che sono essenzialmente le stesse di prima, che sono all'interno di un riquadro, diciamo così, di contenuto. E qui ho semplicemente provato a disegnare in modo un pochino più carino le stesse informazioni che c'erano là. Adesso qui che sia sempre la stessa faccia, oppure che la faccia sia programmabile, beh, la nostra applicazione, il nostro database non è in grado, per come abbiamo costruito, di memorizzare l'immagine, no? Però volendo, no? Si potrebbe benissimo fare. Qui, classiche convenzioni del tipo elimina, modifica e visualizza dettagli, no? Zoom per vedere altre informazioni. Sono tutti elementi che ci aspettiamo di ritrovare nella pagina. Va bene, c'è una serie di altri problemi, nel senso che problemi grafici, non banali, nel senso che bisogna scegliere dei colori decenti che stiano bene insieme. Qui abbiamo tre tipi di bottoni, questo, questo e questo sotto. Come li facciamo? Proprio dal punto di vista grafico, per far capire che in realtà sono cose diverse, si applicano a contesti diversi. Adesso questo aggiungi, poiché in questo riquadro più chiaro, probabilmente si riferisce ad aggiungere una nuova persona, aggiorna, probabilmente si riferisce ad aggiornare questo elenco, per il luogo in cui è posto, no? Se l'avessi messo qua un aggiungi, forse sarebbe meno chiaro, perché qui vorrebbe dire aggiungi qualche cosa di un livello più alto, aggiungi, no? Avrei dovuto scrivere probabilmente aggiungi utente per rendere chiaro, no? Quindi non è del tutto scontato riuscire a fare la cosa giusta al primo colpo in termini di layout. Ma il problema che vogliamo cominciare a affrontare oggi è un altro, non è quello dell'impostazione grafica o tipografica, è quello dell'impostazione tecnica, di come riuscire a ottenere questo risultato. Con l'HTML che conosciamo, una cosa del genere sarebbe molto difficile da ottenere e soprattutto sarebbe molto rigida nella sua soluzione. Noi qui abbiamo un nome e un indirizzo di mail, qui ho scelto il nome di metterlo in grassetto e l'indirizzo di mail invece di metterlo in un colore meno carico, no? Per dargli informazione ma dargli meno importanza. Avremo delle icone che in qualche modo si allineano, abbiamo dei nomi che in qualche modo vivono ciascuno in una propria scatola, ho usato i colori alternati per rendere più agevole. Provate a togliere questi colori alternati e immediatamente non capite più se questa X si riferisce al nome sopra o al nome sotto, se non guardate bene col righello, no? O se non fate bene attenzione. Allora diventa più difficile, no? Lo slogan chiave di tutta la disciplina dell'usabilità, quindi come impostare interfacce, c'è un libro molto carino, anche leggero e veloce da leggere, si chiama Don't make me think, non farmi pensare. Quindi noi quando impostiamo un contenuto dobbiamo fare in modo che chi lo vede capisca senza dover pensare, ma questo fa quello o quell'altro? Questa funzione, questo bottone è relativo a quell'elemento oppure relativo a quell'altro? Ogni volta che una persona ha un dubbio, che poi magari risolve in 2 decimi di secondo, ah ma sì, probabilmente è così, però abbiamo dato un carico cognitivo all'utente del nostro sito. Abbiamo messo un ostacolo tra il risultato che l'utente vuole ottenere e riuscire a ottenerlo veramente agendo sulla nostra interfaccia. Quindi più le cose sono dirette, più sono semplici, più sono, e poi è un brutto da dire, convenzionali, meglio è. Perché le convenzioni è ciò che ci permette di riconoscere al volo il significato di un elemento.
No, il fatto che la matitina, significhi modifica, non è che sia scontato. È una convenzione che abbiamo già trovato in 40 altri siti e quindi, ok, magari io riesco a trovare una metafora migliore della matita per dire modifica, che ne so, il cacciavite, boh, magari migliore, magari, ma la gente quando vede il cacciavite dice questo cos'è? Non lo so, proviamo magari. Ma di sicuro non è intuitivo, non è istantaneo. Quindi, questo lo dico più che altro per quelli che vogliono, quando vogliono creare qualcosa di nuovo, devono per forza crearlo diverso dagli altri, no? Perché si distingua. Il problema è che una cosa che si distingua, voi provate a mettere, a guidare una macchina in cui le frecce non siano sulla mano sinistra per svoltare, no? È vero che ci si abitua a tutto, però uno deve fare un investimento in più. Su internet gli investimenti. Ci sono mille altri siti concorrenti su cui posso fare la stessa cosa, se il tuo mi rende difficile vivere me ne vado subito. Quindi c'è una relazione abbastanza forte tra, diciamo così, il coinvolgimento dell'utente e i dettagli proprio nell'usabilità. Ma vabbè, ma noi torniamo sul piano tecnico. Qui ci sono dei nomi, abbiamo un certo allineamento, abbiamo un certo inscatolamento delle informazioni, abbiamo un certo controllo sui font, sui colori. Come facciamo a ottenere tutto questo? Beh, se fossimo stati in quest'aula 10 anni fa, vi avrei detto, ma non c'è problema, nel senso che nell'HTML c'è un tag che si chiama font, e usando il tag font puoi cambiare il tipo di carattere, puoi cambiarne le dimensioni, questo lo metti in grassetto, quell'altro puoi cambiare il colore, no? Font color uguale, e lo controlli così. Il problema è, o meglio, l'opportunità è che per fortuna non siamo più costretti a fare le cose nello stesso modo, le cose ancora in questo modo. E noi cercheremo di distinguere sempre tre livelli diversi in una qualunque pagina di contenuto. C'è il livello del contenuto, il livello della struttura e quello della presentazione. Contenuto, vabbè, è ciò che ci scrivo dentro. La struttura è l'organizzazione logica di ciò che ci ho scritto dentro. Il fatto che questo è un blocco che si chiama utenti prenotati, che questi bottoni sono relativi a quel blocco utenti prenotati e queste voci sono le voci degli utenti prenotati. Questa informazione è indipendente da come l'ho disegnata. La struttura è, ho tre blocchi, o quattro blocchi, dipende come li vogliamo calcolare, il titolo, menu di primo livello, menu di secondo livello, contenuto di dettaglio. La presentazione significa attribuire un aspetto visivo in termini di forma, dimensione, colore e posizione agli elementi della struttura. Però la struttura esiste indipendentemente dalla presentazione. Questo vuol dire che noi dobbiamo progettare o possiamo progettare la struttura di un sito o di una pagina e poi decidere magari in un secondo momento qual è la presentazione da fornire. Che queste tre icone siano messe qui o che siano tre link con paroline scritte elimina, modifica e dettagli, scritti come link qua sotto da cliccare, è una cosa che possiamo decidere in un secondo momento, o vogliamo decidere separatamente rispetto a decidere che questa voce qui ha queste tre azioni associate. Qui da un lato c'è un'operazione di contenuto, quali sono le azioni? L'operazione di struttura, queste azioni sono collegate a questa voce, e la presentazione le mostro come link o le mostro come icone, come bottoncini. Allora, se noi riusciamo a tenere separati questi elementi, riusciamo anche a diciamo così, poter fare evolvere l'interfaccia del sito in modo più veloce, più rapido e più indipendente dai contenuti. Quindi, tra l'altro, in fase di progettazione possiamo avere un gruppo che si occupa dei contenuti e della struttura e un altro gruppo che su quella struttura monta e sperimenta magari layout diversi. E questo è ciò che ci permettono di fare, tra le altre cose, i fogli di stile. Il foglio di stile permette di impostare tutte le proprietà relative alla presentazione di un documento agganciandosi alla struttura del documento stesso.
Quindi io farò in modo che dentro il codice HTML aggiungerò due cose. No, aggiungerò, inserirò due cose. Uno è il contenuto, chiaramente. Ma altro questo, a questo contenuto dovrò dare una struttura esplicita. Non basta scrivere Pippo, ma devo anche scrivere che Pippo è il nome. E che questo nome e questa email fanno parte della stessa persona. Quindi aggiungerò tutta una serie di elementi inutili, invisibili, diciamo così, nell'HTML, per marcare e delimitare la struttura della pagina. Poi attraverso i fogli di stile. A questi elementi potrò aggiungere o modificare degli attributi di tipo visuale, di tipo grafico, la dimensione, il layout, il colore, lo sfondo, eccetera, eccetera. Quindi il mio sforzo è, da un lato, è rendere la pagina web in qualche modo autoesplicativa. Non basta scrivere. Qui avevo nella videata che avevamo creato. Il nome l'abbiamo separato dall'email con un segno di trattino. Però nessuno dice dove comincia e dove finisce il nome e dove comincia e dove finisce l'email in modo esplicito, no? Dovrei capirlo ragionando non c'è una struttura esplicita, ma una struttura implicita. Si spera che l'utente capisca, no? Ma noi non vogliamo che l'utente capisca, vogliamo che, diciamo così, il processore di fogli di stile sia in grado di capire e poter quindi formattare questi due in modo diverso, non più un modo è uno a fianco dell'altro separati da un trattino, ma l'altro modo potrebbe essere uno sotto l'altro con colori e fonti diversi. Allora, quali sono gli strumenti attraverso cui possiamo fare queste cose? Non questo, scusa, l'altro qui. Voi avete già visto i fogli di stile l'anno scorso, vero? Quanto ve li ricordate bene? Abbastanza. No, allora, il concetto base è, non sto a farvi tutto, ovviamente, no, il concetto base è, tanto per rinfrescarsi la memoria, è un foglio di stile, è un file esterno, non voglio neanche sentire di altri modi, è un file esterno che contiene una serie di dichiarazioni. Ogni dichiarazione, ogni regola, scusate, ogni regola è composta da due parti, un selettore e una lista di dichiarazioni. Il selettore, come dice il nome, serve a identificare uno o più elementi nella pagina web. A questi elementi vengono applicate le dichiarazioni fornite nel corpo della regola. Quindi questa regola dice: trovami tutti gli elementi, questo è il settore più semplice, il nome dell'elemento, gli elementi tipo H1, titolo di primo livello. A questi elementi applica queste regole. In realtà queste regole sono nient'altro che i valori dati a un certo attributo. Ma qui ritorna pesantemente alla noia la modalità di dichiarazione delle informazioni nel web. Chiave, valore. Nome, valore. No? E anche qua le regole CSS sono tutte coppie nome valore, nome valore. Nome è il nome di una proprietà che sia adeguata al tipo di elemento che ho selezionato, quindi sia definita su quel tipo di elemento. Il valore, vabbè, è il valore che posso associare, in questo caso è il nome di un colore, in quest'altro caso è il valore di una misura e così via. Quindi questa è la regola generale. Queste regole vengono applicate a tutti gli elementi che soddisfano quella regola. In realtà, se guardate CSS, queste regole le potete definire in vari punti, in vari modi. C'è ad esempio l'attributo style che potrebbe mettere su un singolo elemento. In realtà, noi ci concentreremo solamente su questo, no? Foglio di stile esterno. Gli altri livelli non ci interessano perché significa andare poi a pacioccare, diciamo così, l'HTML, a inserire nell'HTML, dove voglio che ci sia solamente contenuto e struttura, degli elementi di presentazione che non ci devono stare. Quindi noi ragioniamo sui fogli di stile dichiarati come foglio esterno
Immaginiamo che da qui in avanti non ci sia più nessuno che tocchi, quindi che non ci siano ridichiarazioni locali degli stili che definiamo, e che si applicano ovviamente a degli stili di partenza del browser, nel senso che anche una pagina brutta come questa ha degli stili associati, nel senso che c'è qualcosa che dice che H1, il titolo, è fatto in un font. Boh, sembra un Times o simile, con un certo in grassetto con un certo numero di punti. Chi l'ha deciso? L'ha deciso il browser. Quindi i browser internamente hanno dei fogli di stile di partenza che definiscono caratteri, colori, spaziature, eccetera, eccetera. Infatti, vedete la settimana prossima in Bootstrap, una delle prime cose che si fa è, perché i browser poi hanno fogli di stile di partenza che possono essere diversi. Quindi una delle prime cose che si fa è resettare i fogli di stile di base del browser, perché non vogliamo. Vogliamo che l'aspetto della pagina dipenda solamente da quello che dico io. Vabbè, dal punto di vista pratico, un foglio di stile esterno si richiama all'interno della pagina attraverso l'elemento link da mettere nell'intestazione del documento, in cui semplicemente richiamo il file. Altre cose non ci interessano. Ci sono poi sempre. Non dico dei conflitti, ma delle sovrapposizioni tra le varie regole. Nel senso che qualunque regola che noi definiamo, sicuramente quella regola conviverà con un'altra regola, diciamo, di default del browser che agisce sullo stesso elemento. Quando io scrivo appunto un paragrafo di testo, un P, quel P ha un suo stile associato, in termini di colore, margini, interlinea, eccetera, eccetera. Quando io ridefinisco lo stile del paragrafo P, nella pagina ogni paragrafo P di fatto avrà due regole che vi si applicano. Allora, come fa poi il browser a decidere quale regola applicare se ce n'è più di una? In realtà lui non ragiona a regole, ma ragiona a singole dichiarazioni. Quindi sai, la regola che è un elenco di singole dichiarazioni, un elenco di coppie nome-valore. Quindi lui ragiona separatamente su ogni singola coppia nome-valore. Quindi se ho due regole diverse che si applicano allo stesso elemento, lui va a prendere le dichiarazioni dell'una e le dichiarazioni dell'altra e se sono compatibili le applica entrambe. Quindi se da una parte definisco il font e dall'altra definisco il colore, va bene, a quell'elemento si applicherà il font che dice una regola e il colore che dice un'altra regola. Il problema nasce quando invece sono cioè, sto due regole diverse e cerco di modificare lo stesso attributo, diciamo il colore, in modi diversi. Allora, chi vince? Chi vince lo decide questa tabella, dove di fatto le regole principali sono queste. No? Qui c'è scritto che le regole del browser sono le ultime che vengono prese in considerazione, quelle che possono essere ridefinite da tutto il resto. Mentre invece ci sono delle regole che sono definite, che possiamo definire important, che invece vengono applicate dopo, quindi assumono la priorità rispetto al resto. Ma a parte queste due eccezioni, questo è il default che viene preso se nessun altro specifica, e questo è un override che vogliamo applicare, le regole normali sono qua, che dicono che se tu hai due regole, che entrambe cercano di settare un attributo su un elemento, prima andiamo a vedere, queste regole sono dello stesso tipo o di tipo diverso. Qui parla di regole che abbiano la stessa specificità. La stessa specificità vuol dire che sono due regole che entrambe agiscono su P. Stesso. Oppure hanno una specificità diversa. Allora, una agisce su P e l'altra agisce su P punto corpo, dove punto lo usiamo, no? Per indicare la classe dell'elemento. Allora, in questo caso le regole hanno specificità diverse. Una è più restrittiva dell'altra. Seleziona un sottoinsieme degli elementi rispetto alla precedente. Allora, poi le regole sono diverse, se hanno la stessa specificità, vince chi arriva dopo. Quindi ogni regola che aggiungo va a sovrascrivere, modificare le regole eventualmente precedenti che avessero la stessa specificità. Se invece le regole hanno una specificità diversa, la regola più specifica vince rispetto a quella più generale. Per cui se io inizialmente definisco che i parametri con classe importante, con classe errore, hanno il colore rosso
E poi più avanti definisco la proprietà, più avanti, dopo, la proprietà generale che tutti i paragrafi devono avere un certo colore, un certo fonte, eccetera. Ma allora quelli che erano più specifici, che avevo dichiarato prima, rimarranno ancora rossi. Invece le altre proprietà, no, verranno assunte dalla regola più generale. Sono regole di buon senso, tutto sommato, no? Che dice, poi chiaramente sono molto formalizzate, quando le cose si complicano, diventa anche difficile capire chi vince. Ma normalmente le regole si applicano in ordine e ogni regola di fatto sovrascrive gli attributi della precedente, a meno che quella precedente non sia più specifica, non sia più restrittiva. Allora, quando io dico tutti i paragrafi fanno una certa cosa, vado a modificare le eventuali dichiarazioni precedenti che parlassero di tutti i paragrafi o di qualcosa di più ampio di tutti i paragrafi, ma non vado a modificare ciò che mi dice che tutti i paragrafi di una certa classe, oppure tutte le immagini all'interno di un paragrafo, quindi qualche cosa che sia più restrittivo di quello precedente. Quindi sono regole che se uno le deve elencare sono abbastanza complesse, ma cioè, se andate a vedere le specifiche CSS ci sono tre pagine che ti dicono quale regola vince a seconda dei casi. Queste regole, in particolare i selettori, si applicano all'albero HTML, l'albero dell'HTML, e in particolare vengono propagate anche lungo l'albero. Qui cosa c'è scritto? Ci sono due possibili regole che dicono che settano entrambi il color, color è l'attributo del colore del testo, ok? Una mette color green sul body, l'altra mette color red su H1. Allora, guardiamo la prima regola. La prima regola dice body, seleziona questo elemento. Questo elemento contiene tutti gli altri, quindi le proprietà che ho applicato a questo elemento si applicano anche a tutti gli altri. Quindi questo cambierà il colore di tutto il testo di tutta la pagina. Imposterà il colore di tutto il testo verde, anche il testo dentro il P, anche il testo dentro l'H1, anche il testo dentro gli LI. Poi un'altra regola che mi dice: agli elementi H1 imposto il colore rosso. Allora, a questa altra regola, P, UL, LI, body non vengono selezionati, viene selezionato solamente H1. Allora, in questo momento su H1 ci sono due regole che convivono. Una è stata ereditata da una più generale, l'altra invece è specifica per quell'elemento. Allora, in questo caso vince la seconda. È un modo per dire che il documento è tutto verde tranne i titoli che sono rossi. Quindi non ce ne dobbiamo preoccupare. Quindi vedremo che ci sono delle regole che vengono definite e ridefinite più e più volte, fino ad arrivare all'elemento specifico. Questi sono i selettori. È l'elenco di tutti i selettori definiti su CSS2. In realtà alcune cose che faremo già anche con CSS3. Che di fatto è un linguaggio che permette di identificare dei pattern su un albero. No, l'HTML è un albero di nodi e quindi io posso definire tutti i nodi che si chiamano in un certo modo, tutti i P, tutti gli H1. Posso dire tutti gli elementi F che in qualche modo sono contenuti dentro un E, quindi tutte le immagini che siano dentro al blocco del titolo. Oppure tutti i fili diretti. No, vedete la differenza tra EF e E maggiore di F, qui parla di figlio e qui parla di discendente. Quindi, questo LI è un figlio di LU e un discendente di body. Quindi se parlo di L, scrivessi body spazio LI, questo verrebbe catturato. Se scrivessi body maggiore LI non verrebbe catturato perché LI non è un figlio diretto di body. E beh, poi ci sono dei casi particolari del tipo il primo dei figli. No, questo si usa, a volte si usa, ad esempio in questo, quando hai un elenco di nomi, il primo nome, no, la prima voce deve essere magari formattata in modo diverso. Perché magari è il titolo, o perché magari devi mettere un bordino in più o qualcosa del genere.
E poi ci sono, vabbè, qui ci sono tutti, se vogliamo, selettori che si usano un pochino meno, tranne gli ultimi due, che sono casi particolari di questo. Allora, la regola generale è questa: elemento tra parentesi, proprietà uguale valore. Va a selezionare tutti gli elementi di questo tipo, purché abbiano una certa proprietà impostata in un certo modo, un certo attributo impostato in un certo modo. Che ne so, input type uguale text, name uguale indirizzo di mail. Allora, per selezionare quella casella di input, devo prendere l'elemento input con name uguale email. È l'unico modo per distinguere dalle altre 40 caselle di input o elementi di input che abbiamo nella pagina. La distingo sulla base di che cosa? Sul valore di un attributo. Quindi questa è la sintassi che si usa. Ci sono poi due attributi speciali che mezzano una sintassi speciale. Uno è l'attributo class e l'altro è l'attributo id. Un id è un attributo che può essere associato a qualsiasi elemento dell'HTML, con la caratteristica che deve essere assolutamente univoco all'interno della pagina. Quindi un determinato ID rappresenta un elemento specifico, punto e basta. E quindi è il modo più veloce di dire voglio quell'elemento lì. No, nella nostra cosa noi abbiamo magari, dove è andato? Questo che è il titolo, allora lo mettiamo dentro un elemento ID uguale titolo. Così con i fogli di stile, quando voglio impostare, cambiare lo stile del titolo, so già come andarlo a pescare. P, classe uguale titolo. O meglio, non tanto classe uguale titolo, quanto usiamo la sintassi semplificata, nome dell'elemento, diesis, nome dell'ID associato. Quindi quando usiamo un selettore con un ID, questo ci seleziona esattamente un elemento, oppure nessuno, se per caso quel ID non ci fosse nella pagina. Quindi è il più specifico, sai che dicevamo più generico, più specifico, questo è il più specifico di tutti. L'altro attributo importante, speciale, è l'attributo class. Class è un altro attributo che si può applicare a qualsiasi elemento dell'HTML. Qui non hanno. Di per sé l'ID e la class non fanno niente, eh? Non modificano, non servono a niente, non modificano il comportamento base del browser, ma sono semplicemente dei punti a cui agganciarsi sia con JavaScript, ma sia anche, soprattutto, con i fogli di stile. Allora, l'attributo class serve, è un nome che io affibbio a un elemento, e quindi posso, questo nome può essere ripetuto. Una specificazione che può essere ripetuta, quindi se ho più elementi dello stesso tipo, no, nel nostro caso abbiamo il nome dei vari utenti, che in questo caso si chiamavano tutti Pippo, rappresenta la stessa informazione, è un nome, e quindi voglio che siano formattati nello stesso modo. Allora darò. Non ha senso che io faccia una regola CSS per dire questo deve essere in grassetto, un'altra regola per dire questo deve essere in grassetto e così via. E non posso neanche mettere in elementi HTML diversi. Gli elementi HTML sono quelli che sono: c'è il P, c'è la LI, se facciamo un elenco puntato, e basta, c'è lo span che vediamo tra un secondo, ma poi è finito. Quindi non è che posso dire, vabbè, allora mi ingegno, metto l'indirizzo di mail dentro un elemento diverso e quindi do delle regole diverse. No, sono tutti blocchi di testo. Questi sono dello stesso tipo e quindi li dichiariamo con la stessa classe. Quindi sarà class uguale nome e questo testo qua sarà class uguale indirizzo di mail. È una stringa di testo, una parola, un nome, a cui possiamo, che possiamo usare, diciamo così, andandoci ad agganciare con delle regole CSS specifiche. Quindi quelle regole si applicherà a tutti gli elementi di questo tipo con questa classe, e che è il modo più utilizzato. Una cosa che utilissima, ma tanti confondono, è che lo stesso elemento può avere, beh, sicuramente può avere sia un ID che una classe,
ma nessuno glielo vieta, ma nell'attributo classe può avere più classi dichiarate. Basta mettere una dopo l'altra separate da spazi. E questo è comodissimo per far sì che su quell'elemento ricadano set di regole diversi. E il fatto di avere più classi su un elemento è poi di fatto la modalità di programmazione del framework che vedremo, che impareremo. Vabbè, poi ci sono qualche esempio, ma non andiamo a fare gli esempi semplici perché vogliamo saltare più rapidamente le parti più approfondite. Un elemento. Allora, così come ci sono due attributi speciali che useremo tantissimo, che sono l'ID e la classe, ci sono anche due elementi dell'HTML speciali, nel senso che non servono a nulla se non ad abilitarti le operazioni con i fogli di stile. E sono il div e lo span. No, un elemento div identifica una divisione del documento. Non fa nulla, nel senso che non modifica il rendering del documento nella versione base, senza fogli di stile, ma è quello che usiamo noi per esplicitare la struttura del documento. Diciamo, ok, questo è un blocco, una divisione, è un gruppo di istruzioni dello stesso documento. E normalmente per renderlo utile avrà degli ID o delle classi sicuramente per poterci agganciare. Quindi al contenuto di base noi aggiungeremo sicuramente una serie di riquadri annidati uno dentro l'altro che marcheremo con l'elemento div. Per dire, da qui a qui c'è questo, da qui a qui c'è quest'altra informazione. E un elemento molto imparentato col div è lo span, che fa esattamente la stessa cosa, nel senso che marca una parte di testo. Non cambia nulla in termini di visualizzazione, ma rende possibile applicare degli attributi, ad esempio attributi dati dalla classe autore, da tutti i selettori che matchano la classe autore, a questo blocco di testo. Che differenza c'è tra div e span? È una differenza di grammatica XML. Div è un elemento di tipo block, mentre span è un elemento di tipo inline. Cosa vuol dire? Beh, grosso modo, voi immaginiamoci una pagina web come un unico riquadro fatto di righe, di paragrafi. Ci sono degli elementi, block type elements, che chiama la specifica dell'HTML, che possono comparire direttamente dentro il body. Sono gli elementi che creano una nuova riga, che creano un nuovo paragrafo. Quali sono? H1, H2, H3, P, UL, div. HR, la riga orizzontale, e basta. Poco altro, forse. I principali sono questi. Sono gli elementi che possono comparire direttamente dentro il body. Creano ogni block level element, di fatto viene impaginato sotto a quello precedente. Quindi abbiamo il paragrafo di testo, i paragrafi sono uno sotto l'altro. Poi ogni paragrafo occupa un certo spazio orizzontale, ma due paragrafi non si accavalleranno mai. Un paragrafo non può accavallarsi con un titolo. Cioè un layout a blocchi, a fasce orizzontali. Poi impareremo a manipolare questo layout e farglielo fare in modo diverso. All'interno di ogni blocco, quindi immaginatevi un P, un paragrafo, all'interno di ogni blocco ho degli elementi cosiddetti inline, che quindi vengono impaginati da sinistra verso destra e andando a capo se necessario. Gli elementi HTML inline sono tutti, la I per il corsivo, la B per il grassetto, lo span per marcare dei blocchi senza definire ancora che cosa si faccia quando non si è visualizzato, l'immagine, le immagini sono online, le tabelle sono elementi inline, possono essere messe dentro un testo anche se nessuno lo fa, le mette in un paragrafo da sole, perché sono più belle da vedersi, il link a href è un elemento inline, l'input, gli elementi di input li mettiamo sempre dentro un P, no? Perché il P mi dà l'elemento livello di blocco e poi dentro quel blocco inline c'è l'input, c'è la sua agenda a fianco, eccetera, eccetera. Quindi quando dobbiamo marcare una parte di pagina che rappresenti un blocco o più blocchi, quindi settori orizzontali, fette orizzontali di pagina, usiamo un div per marcarlo.
Quando dobbiamo identificare una parte di un paragrafo di testo che è compresa interamente all'interno di quel blocco, useremo lo span quando necessario. Quindi, ad esempio, per mostrare, pensiamo al nostro form che mostrava i messaggi di errore a fianco del campo. Quello lì è un blocco di testo che vogliamo che sia a fianco della casella di testo. Quindi nello stesso blocco, nello stesso paragrafo. Ma ovviamente vorremmo che il messaggio d'errore compaia in rosso, mentre invece l'etichetta, la leggenda del campo di testo, no, rimanga in nero. Allora vorrà dire che il messaggio d'errore sarà dentro uno span che identifica che quello da qui a lì è il messaggio d'errore. E il resto invece è un normale paragrafo e se ne rimane tranquillamente in colore nero o quello che sia. Quindi questi sono i due capisaldi sulla base dei quali costruiamo, dichiariamo la struttura della pagina. Il contenuto c'è già, è il testo. Questo qua è HandyBud, suo nome. Ma noi stiamo dichiarando che è un autore, stiamo dando struttura a un contenuto. Qui non c'è ancora scritto, non so, il fatto che lui sia autore che cosa gli cambia. Probabilmente ci sarà un foglio di stile, una regola di un foglio di stile che dice che gli autori li mettiamo in grassetto, oppure li sottolineiamo, oppure li facciamo un colore più evidente o quel che volete. E questo, se vogliamo, la parte semplice, no? Però anche la più importante, quella di partenza. Noi dobbiamo ragionare sulle pagine di vista, aggiungendo delle informazioni che non servono nulla per la visualizzazione, ma servono come punti di aggancio per i fogli di stile. E quindi cambieremo radicalmente questo modo di impostare le cose. Diremo, ad esempio, prendendo la nostra paginetta, diamogli un po' di struttura, non siamo ancora quella con gli omini a fianco, facciamo un primo passaggio perché oggi non ce la facciamo a far tutto. Questo è il titolo della pagina, quindi possiamo dire questo ha come classe il titolo della pagina, questo H1. Dopodiché ho la lista, ho l'elenco degli utenti. Allora, l'elenco degli utenti lo posso identificare con un elemento elenco utenti. E lo chiudo qua sotto. Quindi ho tutto un blocco di pagina. No, immaginiamoci con un certo sforzo di fantasia che corrisponde a questo blocco qua più chiaro. Il blocco dell'elenco degli utenti che contiene l'elenco vero e proprio e poi le azioni possibili da fare su questi elementi. E l'ho chiamato elenco utenti. Questo conterrà due parti, ma magari contiene un altro div che chiamiamo lista degli utenti, o chiamiamolo, scusate, blocco elenco utenti, e l'altro lo chiamiamo semplicemente elenco utenti. Che contiene la lista. Degli utenti stessi e un altro blocco che contiene invece le azioni. Quindi un altro div, class, id, mettiamo pure id uguale azioni utenti. Qui ho fatto un passo in più, nel senso che questo id elenco utenti ho deciso di metterlo in questo div anziché in questo ol. Avrebbe benissimo potuto dire, ok, ma io ho già un elemento che mi delimita l'elenco e do una classe o un id a quello, in modo da poter dire questo rappresenta l'elenco. Ho preferito mettere comunque, diciamo così, ridondante un div intorno, perché vuoi mai che domani questa ol si trasformi in qualche cos'altro, diventa una tabella, diventa una ul, oppure ci aggiungo qualche cosa sopra, qualche cosa sotto, perché devo aggiungere delle cose? Allora, se ho impostato delle regole su questa lista, valgono solo per questa lista.
Se questa lista modifico, quelle regole saltano. Se ho impostato le regole su un div che non aveva altro scopo che non delimitare, quelle regole continueranno ad essere valide anche se poi modifico, diciamo così, nel dettaglio come creo quella lista. Quindi sto aggiungendo livelli sovrabbondanti. Non sono neanche sicuro che mi serviranno tutti. Nel dubbio li metto. E la stessa cosa, le singole voci della lista, avevamo un nome, un'email, anziché, e per ora sono il contenuto di un LI che è fatto da un nome e da un'email. In realtà quello che vorremmo dire è che questo contenuto, questa riga, a sua volta ha una struttura. Per ora è un'unica stringa di testo, dal punto di vista dell'HTML. LI, tutta una stringa di testo, barra LI. Andiamo a identificare che la prima parte è il nome, la seconda parte è l'indirizzo di mail di questa stringa. E questo lo facciamo chiaramente poiché siamo dentro un paragrafo con gli elementi span, no? Perché sono istruzioni, marcature inline. Quindi questo qua lo chiameremo span class uguale nome. Barra span e poi l'altro sarà span class uguale email. Barra span. Perché ho usato span e non, scusate, perché ho usato class e non id? Prima ho usato id per marcare questi div, poi invece ho usato class per dire questo è il nome, questo è il. Non è che la posso riutilizzare, è che compare più volte. Sto stampando un elenco, i nomi sono tanti. Se avessi messo un id avrei creato una pagina HTML non valida perché avrei avuto id, che è span id uguale nome, e sulla riga dopo un altro span id uguale nome. Ha due elementi con lo stesso ID non sono validi. Quindi ogni volta che ho un elemento che è unico nella pagina, questo blocco qua non ce ne sarà un altro. Allora gli posso dare un ID. Di titolo ce n'è uno. Beh, in questo caso ho usato il class lo stesso. Ma ogni volta che ho un elemento che si ripete, non posso usare l'ID. Se no, usare degli ID. Se avessi proprio bisogno di usare degli ID, li dovrei generare diversi. Dovrei chiamarli ID uguale utente 1, l'altro utente 2, utente 3, utente 4, creandomeli ogni volta diversi, no? Se mi servisse veramente un ID. Allora, se noi facciamo questo e salviamo questa pagina, l'elenco degli utenti prenotati visivamente non cambia di una virgola, non cambia di un pixel, spero. Ma se vado a vedere il sorgente della pagina vedo che invece questi elementi ci sono, ma perché non fanno nulla? Perché abbiamo scelto degli elementi che non facciano nulla. Ma sono poi il punto di partenza per andarci ad agganciare le nostre regole. Quindi proviamo a fare qualcosa di molto basico. Prima di tutto, per poter inserire dei fogli di stile, li devo richiamare dall'interno della pagina. Tutti questi ragionamenti hanno senso solamente per le pagine di tipo vista, perché sono quelle che generano HTML, ovviamente. E quindi noi nel nostro progetto, praticamente cosa faremo? Creeremo un nuovo file CSS, e magari per ordine lo mettiamo in una nuova cartella, che chiamiamo magari proprio CSS, e dentro questa cartella CSS mettiamo un nuovo documento di tipo CSS file che chiamiamo prenota.css. Dove abbiamo carta bianca per poter scrivere le regole che vogliamo. Ad esempio, possiamo dire, tanto per vedere se funziona, che tutto il testo, tanto l'abbiamo già vista questa, no? Diventa verde.
bruttissima sarà. Ma tanto per vedere se, come test per vedere se viene richiamato, ok? Come facciamo a richiamarlo? Dobbiamo tornare nella view e all'interno del LED della view, dell'intestazione, richiamiamo, usiamo il tag link. Com'è già? Type uguale, non mi ricordo mai se è type. Rel uguale style sheet, type uguale text CSS, href uguale nome. Quindi ha tre attributi, di cui due sono sempre gli stessi, e il terzo è il nome del file. Quindi, rel uguale style sheet. Link è un elemento molto vago, molto generico, permette di collegare una qualunque risorsa alla pagina corrente. Rel indica la relazione nella quale la nuova risorsa è con la pagina corrente. In questo caso sto dichiarando questa nuova pagina svolge il ruolo, no, di foglio di stile. Ovviamente il suo tipo è di tipo CSS e il nome href uguale CSS barra prenota.css. Altri usi del link sono quelli di esplicitare parte della mappa del sito. Non so se vi è mai capitato cercando su Google un sito, ti fa vedere il nome del sito, poi subito sotto ti dà già dei link a delle pagine interne. Ma come fa a sapere lui qual è, che questa qui è una pagina interna? È perché chi ha fatto l'home page l'ha esplicitato nei link e quindi il motore di ricerca lo può usare. Se noi andiamo a richiamare a questo punto questa pagina, a rigenerarla, vabbè, abbiamo visto che il testo è diventato verde, che è semplicemente il nostro tornasole per dire il foglio di stile è stato letto. Dopodiché, che cosa facciamo? Beh, ci possiamo applicare gli attributi che vogliamo. Ad esempio, noi volevamo, cominciamo a avvicinarci a quello che potrebbe essere sta roba qui. Vogliamo avere un primo blocco, lasciamo perdere le due colonne, oggi non facciamo le due colonne, quindi questi qui non guardateli, non ci sono, ok? Un primo blocco con un certo sfondo e poi invece il blocco degli utenti prenotati con uno sfondo di tipo diverso. Partiamo da lì. Allora, il primo blocco è di fatto il body, l'intera pagina, e quest'altro è il nostro div più interno. Tra l'altro la cosa curiosa è regola aurea, non fidatevi dei grafici, no? Perché io ho fatto questo disegnino prima di venire qua, però come vedete io quando ho disegnato questo, boh, così, mi è venuto così, questo rettangolo è largo tutta la pagina. E questo qui invece sono un sottoinsieme. Allora sembrerebbe dall'impostazione grafica, da come è stato fatto questo disegno, andate a vedere il grafico, che questo sia un sottoinsieme di questo. In realtà non lo è, si dovrebbe fermare prima questo. Però visivamente non cambia nulla. Strutturalmente sì. Un conto è dire sono due figli di una cosa unica oppure uno è dentro l'altro. Quindi, beh, qua, avete qualcuno, un grafico che vi aiuta a fare le cose, le farà con un certo, diciamo così, aspetto. Dopodiché, stavo a noi andare a prendere le forbicine e destrutturare quell'aspetto grafico in una serie di scatole annidate che ci piacciono, che siano anche indipendenti da quello che ha fatto il grafico. Quindi in questo caso cosa vogliamo fare? Vogliamo dare due sfondi diversi. Boh, qui si riesce a vedere che qual è, come si chiama questo sfondo? No, vero? Perché non te lo dice questo qui, va bene. Prendiamone uno a caso. Allora, noi dobbiamo definire, lasciamo pure questo color green perché ci serve. Dobbiamo conoscere a questo punto le proprietà CSS che ciascun tipo di elemento supporta. E questa è un'attività abbastanza, cioè una conoscenza abbastanza specifica. Ci sono fior di siti
tipo questo qua, le V3 Schools, che hanno degli elenchi anche abbastanza aggiornati e complessi, per cui se io dico, vabbè, io voglio settare lo sfondo, Styling Backgrounds, mi dice quali sono le proprietà che posso usare per settare lo sfondo e da qualche parte anche mi dice, non qui, quali sono gli elementi a cui li posso applicare, perché uno sfondo, in realtà uno sfondo può essere applicato a qualunque elemento, quindi... E quindi posso decidere il colore, quindi avere un colore unico, un'immagine che si ripete o cose di questo genere. In questo caso noi scegliamo un colore, background color, e questo colore, vediamo quell'arancio scuro, CSS colors. Anche qui, eccolo qua, scusate. Dov'è? Adesso scegliamone uno, sembra questo, gold. Possiamo scegliere per nome oppure per... Ci sono poi qualunque programma di grafica, no? Quando scegliete un colore, in realtà oltre che alle componenti RGB vi dà anche la stringa già da inserire. Dopodiché noi invece volevamo dare un colore più chiaro al blocco elenco utenti. E quindi dire che div.blocco elenco utenti avesse invece un background color più chiaro potrebbe essere questo, una cosa del genere. Poi ecco, non ha funzionato, nel senso che ha cambiato lo sfondo dell'intera pagina, ma non quello di questo blocco. Perché? Non lo so, andiamo a vedere. Blocco elenco utenti. Ah, perché questo è un ID. Quindi in realtà devo indicare non div. Il punto era per indicare la classe, invece questo è un ID, ci vuole il cancelletto. Non c'è nessuno strumento per fare debugging di fogli di stile. Perché quando voi editate il file CSS, non ha modo Eclipse di sapere qual è la pagina HTML nella quale viene inserito e quindi qual è la struttura, come sono i nomi dei class, eccetera. Quindi, dimmi. No. Nel caso di un ID è univoco, per cui mettere l'elemento davanti o non metterlo, tanto ne trova uno solo. Nel caso di una classe io tenderei a metterlo comunque, perché di solito le regole, gli elementi che hanno la stessa classe ma sono elementi diversi, a parte che è difficile, ma di solito si applica. Però no, sintaticamente posso anche lasciarlo così. Quando ho uno specificatore, non mettere nessun elemento è come mettere qualunque elemento, mettendo un asterisco oppure. Opla. Allora, vediamo se è vero che era questo l'errore, che fosse questo l'errore. Sì. E poi posso andare a modificare e dire che insomma, il nome lo voglio in grassetto. Poi commentiamo questo risultato qua perché non è esattamente quello che ci aspettavamo. Questi bordini qui e questo qua sotto. Ma diciamo che magari il nome, span.nome, lo vogliamo in grassetto. Allora, in grassetto, cambiare il colore del testo, cambiare la formattazione del testo. No, CSS reference, scusate. Ha a che vedere con le proprietà di tipo text. Guardate. Qui vedete che
Distingue text da font e poi ci sono i link, gli elenchi, le tabelle, eccetera. Il text, la formattazione del testo, contiene il colore, l'allineamento e poco altro. Le proprietà sono queste. Quando si parla di text, si indica praticamente il paragrafo di testo. Mentre invece per parlare di grassetto e cose simili si parla di font o di stile del font. E di peso del font. Quindi ad esempio font weight è l'attributo che rende le cose grassette o rende le cose più fine. Allora, quello che in HTML si farebbe con un tag B, qua si fa con la proprietà font weight due punti bold e rende il nome. Possiamo dire anche che tutto il testo qua invece lo vogliamo black, mentre invece poi lo span punto email, l'ho chiamato email. Lo voglio grigio, ad esempio, no? E quindi ho messo l'email in grigio e il nome in grassetto, il resto è rimasto una lista, eccetera. Allora, vabbè, l'impostazione di font, colori e cose, grassetti molto, se vogliamo, semplice. Le cose si complicano invece quando dobbiamo andare a impaginare la pagina. Se noi avevamo qua un div a cui abbiamo impostato uno sfondo, diverso dallo sfondo della pagina, e questo div in realtà non ha coperto l'intera pagina perché aveva dei margini. Allora, questa regola si applica sempre, no? Nel senso che le cose più complesse sono le impostazioni a livello di blocco, perché il browser imposta, diciamo, concepisce la pagina come una concatenazione annidata di blocchi. Un blocco è un, scusate, di blocchi, di box, no? Di scatoli. Ciascun elemento a livello di blocco è di fatto un box. E un box è caratterizzato non da uno, ma da quattro confini. Che sono qua chiamati contenuto, padding, bordo e margine. Contenuto è ciò che c'è scritto dentro. Quindi la dimensione del box di contenuto di solito dipende, a meno che io non li afforzi con le proprietà CSS, ma dipende da effettivamente ciò che c'è scritto dentro l'elemento. Quanto è alto e quanto è largo. Dopodiché, il padding è uno spazio aggiuntivo che si mette intorno al contenuto per non farlo troppo schiacciato. Come indica questa figura, il contenuto e l'area di padding è un'area di rispetto in certo senso, no? Non pestarmi i piedi, non venirmi troppo attaccato, starmi almeno a questa distanza. Il padding, dal punto di vista del layout, fa ancora parte del contenuto, ha lo stesso colore di sfondo. Poi c'è il margine, dal lato opposto. Il margine invece è una distanza di rispetto esterna all'elemento. Per cui un altro blocco non può compenetrare, non può avvicinarsi a questo oltre la linea data dal margine. Ma il margine, dal punto di vista del layout, è un elemento esterno al blocco. Ha lo stesso colore di sfondo dell'elemento dentro il quale è inserito. È quello che succede qui, nella nostra pagina. Questo è margine. Qui di padding non ce n'è, no? Perché vedete che arriviamo proprio solo al pelo qua sotto.
Per cui quello che vorremmo fare noi probabilmente è quello di azzerare i margini per far sì che il nostro blocco arrivi fino al bordi e aggiungere un minimo di padding in modo da evitare che poi il testo si vada ad appiccicare fino al bordo, fino al primo pixel della pagina, perché fa schifo. Oppure, ancora, aggiungere un ulteriore livello di div che azzeri i margini e al suo interno invece dia un margine per il div interno. Ma non stiamo a complicarlo. Qui ci basta modificare due regole che dice che il blocco le utenti vogliamo che abbia un margine sinistro di 0 e un margine destro di 0. E però a questo punto aggiungiamo un padding di 10 pt sui quattro lati. Ok? Allora, se funziona ci dovrebbe dare un aspetto che il padding me l'ha dato, ma il margine no. Perché forse... che non mi ha azzerato il margine. Qui poi sono le pazzie dei CSS che credi che una cosa funzioni. Ok, lo metterò anche sul body. Purtroppo il body ha delle regole speciali, no? Sull'applicazione dei margini, perché sono i margini tra la pagina e il browser. Questi qua mi... Ho capito male io pensavo che quello fosse il margine tra il div e il body. Invece no, era il margine tra il body e il bordo della finestra del browser. Quindi in realtà in questo caso converrebbe restringere un pochino. Comunque, la parte, se vogliamo, più delicata è quella dell'impostazione delle proprietà di questi box. Ho tralasciato quello intermedio che è il border. Border è un bordino visibile che si mette intorno a un elemento, che può essere di un colore ancora diverso. Si aggiunge rispetto al padding, ma comunque fa parte dello stesso elemento, in certo senso, che non il merge. Poi ci sono tutte delle regole abbastanza complesse su come quando avvicino due elementi, i margini normalmente non si sommano, ma si sovrappongono, fino ad arrivare... Sì? Questa va bene? Prego. Non si sovrappongono, non si bloccano, ma si sovrappongono, per cui l'effettiva distanza dei due blocchi è pari al massimo tra i due margini e non alla somma dei due. Questi dettagli diventano più complicati, poi vi lascio, quando si cercano di affiancare i blocchi, quindi posizionare i blocchi in modo diverso. Ad esempio fare la pagina a due colonne. Due colonne significa un grosso div che contenga la prima colonna e un grosso div che contenga la seconda colonna. E questi div sono affiancati, come si dice, floating, uno rispetto all'altro. Allora, noi abbiamo scelto di non farvi vedere questa parte di CSS, perché è estremamente, diciamo così, specifica e anche complicata. E quindi con tantissimo sforzo si ottengono dei risultati a malapena decenti, in termini di resa grafica, di layout. Allora, quello che invece vi proporremo la settimana prossima è di lavorare, ma se avete voglia di guardarvelo, potete guardarlo, con uno strumento che si chiama Bootstrap. Bootstrap è di fatto libreria grafica che usa Twitter. Quindi quelli di Twitter l'hanno rilasciata come libreria open source e permette in modo molto semplice di creare cose anche abbastanza, ci sono un menu a discesa, cose di questo genere, con tutte le azioni, quelle che ci si aspetta, menu a più livelli, semplicemente lavorando sulle classi, cioè basta che tu dica che questo è un elenco, class uguale drop down sub menu, e una qualunque LI ti viene trasformata così, senza sforzo. Poi provate a farvi a mano un div con i bordi arrotondati, con l'ombreggiatura sotto, e con le voci fatte in questo modo si può fare, perché poi loro lo fanno, no? Però
Però richiede mezza giornata di lavoro, come minimo. E poi devi sperare che funzioni su tutti i browser, perché poi ogni browser ha delle sue specificità. Ok? Quindi si applicano i concetti generali, ma ci saranno una serie di classi predefinite a cui la libreria Bootstrap prenderà gli elementi e già li trasformerà in una forma gradevole. No? I bottoni fatti in questo modo, vedete che si agganciano, come volete, raggruppati in vario modo, colorati, eccetera, quindi ci permette già di lavorare un pochino più ad alto livello con dei componenti di interfaccia utente che siano evoluti. Poi hanno questo aspetto. Se vogliamo cambiare aspetto, dobbiamo andare a personalizzare i vari dettagli di CSS, ma perlomeno ci permette di partire con un sito, e quindi non vi vado a infliggere tutti i dettagli sul layout. Su questo ci lavorate la settimana prossima. Nel frattempo, scusate per il ritardo, ma vi saluto.